Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vado a darvi dei piccoli consigli per l'acquisto della vostra prima bici. Andiamo ad approfondire sia tutta la parte che riguarda una bicicletta nuova che tutta la parte da vedere e da tenere in considerazione per una bicicletta usata. E ovviamente, se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video. È gratuito, non ti costa niente, basta cliccare su iscriviti qui sotto. E ti ringrazio moltissimo se l'hai fatto. E ora andiamo subito con l'argomento clou del video: le cose da andare a guardare sull'acquisto della vostra prima bici. Andiamo a prendere in considerazione soprattutto un budget sui 1000-1500 euro massimo, che per la stragrande maggioranza di voi, come immagino, per andare ad acquistare la vostra prima bici proprio è un budget che ci ricade comunque dentro. E se poi vi farà piacere, andremo anche ad approfondire con una puntata a parte quali potrebbero essere le bici a questo budget che vi converrebbe acquistare. E vediamo subito il componente chiave della bici che andrete ad acquistare: il marchio. Se andiamo su un marchio molto blasonato, molto conosciuto, andremo a pagare anche il marchio. Quindi la bici costerà di base di più. Quindi la bici con lo stesso componente, che è un marchio molto meno blasonato, l'andremo comunque a pagare di più. Questo perché bisogna pagare ovviamente il marchio. Il marchio molto blasonato dovrà comunque pagare i corridori che ci corrono, dovrà pagare le pubblicità, eccetera, eccetera, e quindi lo andremo a pagare tanto. Questo potrebbe essere un esempio con tutte le biciclette che utilizzano i team delle squadre World Tour, che anche la maggior parte della gente guarda e gli viene voglia di comprarle. Dal marchio ci guardiamo ovviamente il telaio. Per la vostra prima bicicletta dovete anche voi capire se vi conviene acquistare un telaio in alluminio, perché non avete un'esigenza dietro, non cercate la performance, non vi cambia moltissimo e di conseguenza andrete anche a risparmiare un bel po', o se volete un telaio in carbonio, quindi già un qualcosa di più specifico, un telaio più rigido, più leggero, e quindi il prezzo andrà ad aumentare. Individuato questo, la cosa importantissima da vedere in una bici sono i componenti. Primo su tutti il gruppo montato. Il gruppo che comprende il cambio, la guarnitura, i freni. Sui freni qua si può andare anche su un freno disco, su un freno V-brake, e se non sapete la differenza, o a fine video o ovviamente qui sotto in descrizione, vi lascio il video dove vi vado ad elencare tutte le differenze tra il freno disco e un freno più tradizionale. Ritornando comunque al discorso cambio, dopo il telaio, tutto il gruppo montato è quello che fa il prezzo della bici. Su una bicicletta da strada, i tre principali gruppi montati possono essere Shimano, SRAM o Campagnolo. Visti questi tre, i gruppi principalmente montati sulle bici di gamma un po' più bassa, che comunque per una prima bici vanno non bene di più, perché ovviamente non andiamo a ricercare il miglior cambio che c'è in commercio, che ci costa più della bici. Shimano monta principalmente il cambio Shimano 105, che se lo paragoniamo al cambio top di gamma di Shimano, ha la stessa tecnologia, è semplicemente più pesante. La stessa cosa poi l'andiamo a vedere su SRAM e Campagnolo, perché anche loro hanno la cambiata praticamente quasi uguale al top di gamma, cambia sempre il peso, che è la componente fondamentale nelle bici, ma a noi che andiamo ad acquistare la nostra prima bici non è la cosa che ci interessa di più. SRAM andrà a montare uno SRAM Rival, Campagnolo andrà a montare un Campagnolo Centaur. Ovviamente ci sono dei cambi anche di gamma più bassa, un esempio è su Shimano, sotto il 105 c'è il Sora e il Triagra, anche qua è sempre a discrezione vostra. Se andiamo su un cambio 105 sappiamo che abbiamo già un cambio affidabile che ha la stessa tecnologia del top di gamma. Se poi sappiamo che non andiamo a sfruttare al 100% la nostra bici, può comunque andar bene e non rimpiangiamo di non aver preso il cambio più costoso. Se comunque abbiamo in prospettiva di fare dei grandi giri, di sfruttare tantissimo la bici, vi consiglierei di spendere quel pochetto in più per andare a prendere un cambio più qualitativo che nel tempo anche poi sarà più duraturo. E se più avanti vi affezionate a questo sport e volete una bici anche più qualitativa, sapete che è più facile rivenderla. Dopo il cambio e tutta la componentistica che abbiamo appena visto con i freni, la cosa da tenere sott'occhio sono le ruote. Soprattutto se la nostra prima bici è la prima bici che andiamo ad acquistare, non ci servirà una ruota in carbonio. Ci basterà anche una classica ruota in alluminio. L'unica cosa magari da controllare, soprattutto se abbiamo preso una bici in carbonio, è il peso, quindi che è una ruota che non pesa troppo. Se non conosciamo magari le ruote, le possiamo identificare in base ai marchi. Quindi l'idea è sempre quella di vedere il marchio che c'è sulla ruota, esempio Mavic, Fulcrum, Ursus, eccetera, eccetera, e poi andare a spulciare nei loro siti e vedere tutte le caratteristiche che hanno. Se andiamo comunque a acquistare una bici nuova con la componentistica che abbiamo visto prima, andranno sempre a mettere
mettere una ruota in linea con quello che abbiamo acquistato. Tutto poi può cambiare invece se andiamo sull'usato, perché la persona che ci venderà la bici ci può mettere una bici con un cambio di gamma un po' più alta e magari lui a casa ha due o tre paia di ruote e ci andrà a mettere il paio anche più scarso. Quindi qua dobbiamo essere un attimo noi più attenti sul controllare le ruote che sono state montate nelle bici, soprattutto nella parte usata, che è quella che adesso andiamo a approfondire. Le cose da guardare sono principalmente quelle che abbiamo visto prima nella parte di nuovo, però con delle piccole accortezze. Soprattutto, come prima, andiamo a vedere il telaio. Oltre al marchio, se è un marchio blasonato o meno, andiamo a vedere il telaio, se ha macchiature, se ha delle botte, soprattutto nel carbonio. Se la bici è stata tenuta bene, lo vediamo subito. La cosa che ci può aiutare è anche vedere se una bicicletta è pulita o sporca, perché se è sporca capiamo che magari l'acquirente non la tratta benissimo e quindi non riusciamo anche a vederla a primo impatto, e quindi magari qualche piccola macchiatura che c'è può essere coperta dallo sporco. Quindi se la vediamo pulita, per la stragrande maggioranza delle volte riusciamo a notare anche tutti i piccoli difetti. Stessa cosa che nel telaio, nel cambio e in tutta la componentistica. Se magari l'acquirente c'è caduto qualche volta, riusciamo a vedere se è graffiata un po' nel cambio, nel deragliatore, nelle leve, nel nastro manubrio, perché se il nastro manubrio non è nuovo e ci ha fatto qualche caduta, molto probabilmente si può vedere perché risulterà grattato. E oltre alle piccole macchiature, se soprattutto un cambio è meccanico, possiamo vedere se c'è ruggine nei cavi, se il cambio comunque ha una buona cambiata, se la catena comunque è appena stata sostituita, se il cambio cambia bene, se tutto il pacco pignoni comunque non è usurato e viceversa anche la catena non è usurata. Possiamo vedere questo perché se così non fosse bisogna sempre valutare di sostituirli e metterli nuovi sulla nostra bici. Più o meno il prezzo anche qua può variare. Si va su un pacco pignone dai 30 ai 70 euro all'incirca, anche la catena dai 20 ai 50. Quindi più o meno dei componenti di questo genere che sono usati dobbiamo sempre pensare di poi cambiarli per metterli nella nostra bici. E quindi poi il prezzo che ci ha fatto sarà poi da aggiungere questi piccoli componenti da rimettere nuovi sulla nostra bici. E se non lo sapete fare, anche la manutenzione di un meccanico che ve li monta. Nei freni, sia nel freno disco che nel freno V-brake, possiamo andare a guardare se le pastiglie sono consumate, se i cavi sono da cambiare, o nel caso del disco se le pastiglie sono da cambiare anche qua, se il disco è da cambiare o se è da fare uno spurgo nei freni. Quindi sono tutte le cose da controllare, che se poi quando acquistate la bici non le avete controllate e vi accorgete, anche qua sarà poi da sostituire, quindi da mettere in conto che se il componente non va bene bisogna poi andare a cambiarlo, quindi il prezzo lieviterà ancora di più. E come vi ho detto prima, le ruote. Da vedere se le ruote sono in linea con la bici che abbiamo acquistato, se sono migliori, perché tante volte possiamo trovare delle ruote migliori rispetto a quelle che c'erano originali, oppure le ruote sono di bassa qualità. Nelle ruote controlliamo sempre anche il copertone, tubolare, tubeless, eccetera, che non sia da gettare, perché stesso discorso che abbiamo fatto prima, se il copertone è da gettare bisogna andare a sostituirlo e quindi il prezzo lievita. E riassunto di tutto questo, stiamo sempre attenti a tutte le cose che siamo andate ad analizzare, a vedere nella bicicletta nuova, ma con qualche accortezza in più, perché tanti componenti potrebbero essere da cambiare. Quindi tenete molta attenzione e spero che questo video vi sia stato molto utile. Non dimenticatevi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale, come vi ho detto prima. Non vi costa niente, è gratuito, basta cliccare su iscriviti qui sotto, e se lo fate vi ringrazio moltissimo. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.